hanno fatto in fretta questa legge perché volevano impedire il referendum, volevano impedire che i cittadini andassero votando il referendum di fatto a dare il loro parere ovviamente negativo nei confronti della politica sanitaria di Rossi. L'allegato A non è stato approvato, di fatto in questo momento non c'è nessuna ASL, come dire, legalmente operativa. Questo quanto accaduto proprio con l'approvazione della riforma sanitaria in Regione Toscana. Avendo dimenticato di approvare il cosiddetto allegato A alla legge, di fatto oggi siamo in una situazione paradossale. Le vecchie ASL sono state abrogate con la nuova legge, le nuove ASL non sono state approvate con la nuova legge, di fatto oggi come oggi siamo senza ASL. Notizia di oggi che commentiamo insieme a Giuseppe Ricci, insomma il leader del movimento per il referendum abrogativo della riforma in sanità, anche quella del fatto che ci sono le 40.000 firme, sono state validate, il referendum si potrà fare, come ci spiega Ricci, se il collegio di garanzia della regione toscana permetterà la modifica del testo, del titolo del referendum. Finalmente dopo oltre 60 più 10 giorni, 70 giorni hanno verificato la bontà delle firme, sono arrivate le fatidiche 40.000 firme, non è che il referendum salta, il referendum rimane in piedi, va soltanto cambiato il quesito referendario. Confidiamo nella serietà, fino a prova contraria, di questo collegio di garanzia. Se dovessimo essere ostacolati anche da questo collegio di garanzia e ci impedisse di fare questo referendum, è già pronto il secondo, partiremo col secondo referendum. Una cosa è certa, lo dico a Rossi e lo dico al PD, noi il referendum sulla sanità toscana lo faremo, prima o poi, ma lo faremo.